Siamo in collegamento con l'assessore regionale alla comunicazione e giovani Stefano Bolognini. Siete al lavoro su una nuova, anzi la prima, legge regionale sui giovani, ma perché una legge come questa, innanzitutto? Beh, buonasera, grazie a tutti, buongiorno. Innanzitutto perché la Regione Lombardia non aveva ancora una legge per e con i giovani, per le politiche giovanili, e questo è un po' un aspetto, diciamo, amministrativo. E poi perché sentiamo forte l'esigenza di coinvolgere, di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita dei loro paesi, dei loro comuni, delle comunità e di renderli protagonisti. Il lockdown, ma non soltanto, sicuramente ha creato alcuni problemi rispetto alla vita dei giovani. Noi vogliamo aiutarli, stimolarli, ripeto, essere protagonisti, essere consapevoli, avviando percorsi di crescita, di partecipazione, di inclusione e di autonomia, che sono temi su cui i giovani hanno veramente espresso e sentono forte, diciamo, il bisogno di essere coinvolti, di essere stimolati. Attraverso la legge cercheremo di trovare gli strumenti, i modi, i tempi e anche i fondi perché questo possa avvenire. A chi si rivolge una legge come questa? E a tanti giovani, che in Lombardia sono oltre 2 milioni, dai 15 ai 34 anni, sono oltre 2 milioni di giovani. Chiaramente cercheremo di focalizzare e segmentare i temi per fasce d'età, perché è chiaro che un ragazzo a 15 anni può avere delle esigenze, può essere in un contesto, e chiaramente a 34 anni la situazione diventa necessariamente molto diversa, però con, diciamo, un filo conduttore che è quello appunto un po' della partecipazione e dell'inclusione, avendo cura e avendo presente che la situazione dei giovani in Lombardia è molto 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 diversa per questioni anagrafiche, per questioni sociali, per questioni culturali, per questioni economiche, per questioni di magari salute o diritti. È indubbio che ci siano due o tre velocità diverse in questo momento in Lombardia, non soltanto per questioni anagrafiche. Abbiamo Milano, che è un capoluogo che continua a crescere come numero di abitanti, perché probabilmente dal punto di vista del lavoro, della formazione, dell'università, dell'inclusione, magari anche dei servizi, del welfare, le possibilità sono molte. E poi abbiamo dei contesti in particolare, pensiamo anche alle valli a Bergamo, ai territori più provinciali, la Valtellina, che invece hanno un forte calo demografico. Ci sono diversità dal punto di vista, diciamo, della formazione, del livello di istruzione, di qualifica di istruzione che si è raggiunto. Noi cercheremo in un qualche modo di rivolgerci a tutti, certo, magari individuando dei target o dei focus in modo particolare, però cercando di aver presente che i giovani in Lombardia, ripeto ancora, sono molto molto diversi. Abbiamo degli esempi straordinariamente importanti dal punto di vista del lavoro, della formazione, dell'impegno dei giovani nella scuola, nel tempo libero, nello sport, nell'ambiente, nel volontariato, ma ripeto anche nel lavoro, perché ci sono giovani che fanno esperienze straordinarie mettendosi in proprio nell'artigianato, nelle start-up, nelle aziende, anche come manager. E poi in Lombardia però abbiamo oltre 230.000 NEET, che sono ragazzi che non studiano, che non lavorano, che non sono in cerca né di occupazione né di percorsi formativi. Quindi ragazzi che sono in qualche modo fermi ai box, ai margini, e che rappresentano un costo sociale. Sicuramente ci sarà la volontà forte perché chi è in grado di costruirsi un futuro possa essere aiutato, ma anche chi per motivi diversi si trova invece in una condizione di difficoltà possa essere aiutato con percorsi di inclusione e di affiancamento. Ecco, questo è così un po' diciamo, il target a cui ci rivolgiamo. Certo, ripeto, ci sono non soltanto per età giovani molto 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 diversi, ci sono molti stranieri, ragazzi italiani, stranieri di seconda generazione, che necessitano di percorsi anche di integrazione culturale e sociale nei paesi e nelle città in cui arrivano. Ci sono ragazzi, ripeto, che magari hanno altri tipi di fragilità, ci sono ragazzi invece che sono molto virtuosi. Noi vogliamo promuovere, ripeto, il protagonismo, che in molti casi anche nella normalità, e l'attenzione ad aiutare e a sostenere la normalità diventa, secondo me, straordinariamente importante. Spesso e ultimamente si parla di giovani soltanto quando compiono qualcosa di straordinariamente importante, quindi magari, insomma, vanno dal Presidente della Repubblica, oppure quando commettono dei reati
o finiscono sotto i riflettori per degli errori, degli sbagli che possono commettere come commettiamo tutti. A me invece piace, diciamo, dare attenzione non soltanto a questi fenomeni un po' di così, estremi, ma a tutti i giovani che quotidianamente, ripeto, nel lavoro, nella scuola, nello studio, nel volontariato, in famiglia, all'interno degli oratori, nei comuni dove abitano, con la loro normalità, insomma, così aiutano le nostre comunità a crescere. E la Regione, attraverso questa legge, attraverso una serie di interventi che sono sia sotto l'assessorato della politica giovanile, sia sotto gli altri assessorati, ha un po' lo stimolo e l'ambizione di voler aiutare. Avete sviluppato un percorso partecipativo per arrivare a questo testo di legge? Sì, abbiamo voluto incontrare i giovani, anche a Bergamo si è tenuto un incontro molto importante con i rappresentanti degli oratori e poi nelle altre province con rappresentanti di altre organizzazioni, di altre associazioni, di altre espressioni del mondo giovanile. Riteniamo che sia assolutamente importante il confronto, il dialogo, la condivisione con i giovani, sia per quanto riguarda la legge, sia per, più in generale per le politiche giovanili. In questi mesi, in questi anni, si assiste sempre di più a una non capacità e non disponibilità all'ascolto degli adulti con i giovani con gli adulti. I giovani spesso tendono a chiudersi in comunità, in ecosistemi fra coetanei. Noi riteniamo invece che il dialogo, l'ascolto anche intergenerazionale sia assolutamente importante. E da questo punto di vista abbiamo sentito in modo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo, quelle che sono le esigenze, le aspirazioni, le ambizioni, le idee, i progetti, le aspettative che i giovani hanno. Non poteva essere diversamente, in un momento in cui, tra l'altro, lo ripeto, i giovani tendono un po' ad allontanarsi dalle istituzioni e più in generale a comunicare tra di loro, sia fisicamente che magari attraverso i social o altri strumenti digitali. Ecco, noi abbiamo cercato con questi incontri, ma anche con un canale Instagram che si chiama, un profilo Instagram che si chiama Generazione Lombardia, di tenere vivo e di creare un contatto diretto con i giovani, quindi sentire direttamente dai giovani, ascoltare direttamente da loro i loro bisogni, le loro idee, i loro progetti, le loro ambizioni, le loro sfide, le loro paure, per capire anche in maniera diretta, lo ripeto, quello che è una legge, più in generale quello che la Regione Lombardia deve fare per loro e io dico anche con loro. Sarebbe stato stupido e anche un po' superficiale scrivere una legge per i giovani senza ascoltare i giovani, senza interpellarli in maniera diretta. È stata un po' una rivoluzione culturale da questo punto di vista, di cui sono assolutamente orgoglioso, anche quando i giovani sono stati, diciamo, e sono rappresentati, organizzati all'interno appunto di associazioni, di organizzazioni, magari con un responsabile, di referenti anche più grandi, abbiamo chiesto e voluto e abbiamo anche poi realizzato degli incontri direttamente con i giovani per sentire da loro, per motivarli, per coinvolgerli, anche per stimolarli. E i ritorni sono stati davvero straordinari. Ci danno un livello di consapevolezza, di maturità e anche di aspettative dei giovani che è davvero straordinaria e che ribalta in modo significativo un paradigma che vede invece magari i giovani un po' meno maturi, meno strutturati, meno pronti. No, no, i giovani della Lombardia sono maturi, sono pronti, sono in gamba, hanno voglia di partecipare, dobbiamo prenderli per mano e fare un pezzo di strada insieme che serve soprattutto a loro e alle nostre comunità. E sono, devo dire, molto, molto soddisfatto del percorso che abbiamo effettuato fino a qui. E cosa introduce una legge come questa? Beh, intanto raccorda gli interventi a favore delle politiche giovanili e quindi cerca di, attraverso anche un osservatorio, monitorare i bisogni dei giovani e coordinare, quindi rendere più efficaci e più efficienti le risposte. Il fatto della rete è assolutamente, della rete nel senso di relazioni, non della rete digitale, di internet, è assolutamente fondamentale, anche attraverso un'azione importante che devono avere, dovranno avere sempre di più i comuni, gli ambiti, i piani di zona, anche attraverso gli orienta giovani, gli informa giovani, gli altri strumenti che già ci sono ma che vanno rafforzati. Ecco, l'idea è proprio quella di rafforzare le politiche giovanili e magari su alcuni segmenti, su alcuni ambiti, anche attraverso una dotazione finanziaria, sostenere
questi percorsi di crescita, di autonomia, di partecipazione, di affermazione, di sviluppo, di maturità delle regioni, che è un po' il filo conduttore. Va visto a 360 gradi, qualunque sia l'ambito di appartenenza, d'azione, di provenienza dei giovani, il tema della crescita, il tema della partecipazione, il tema dell'autonomia, il tema dell'affermazione, il tema dell'inclusione, il tema dei diritti, va visto e declinato in modo trasversale, ma riferito a tutti i giovani. Poi a seconda delle fasce d'età, a seconda magari del livello di studio o di altri parametri, lo si può declinare. Però questo è un po' il carattere forte. Ecco, mi piace immaginare che anche grazie degli strumenti si possa davvero promuovere questi stimoli per i giovani. In molti casi ci sono già, si tratta anche di raccontarli e di condividerli in maniera più forte, in altri casi si tratta di crearli. Poi da cosa nasce cosa? Qualche settimana fa la legge chiaramente ha un impianto normativo e ha, diciamo, una portata più forte, più ampia, ma qualche settimana fa abbiamo premiato alcuni ragazzi che hanno partecipato a un concorso, Lombardia 2030, in cui la Regione Lombardia riconosce un premio economico a dei ragazzi che hanno realizzato dei cortometraggi video che raccontano la storia e i luoghi della nostra regione. Ecco, alcuni di questi, peraltro in particolare alcuni ragazzi bergamaschi, non soltanto erano contenti del premio, ma ci hanno in qualche modo sostenuto e stimolato a cercare di riconoscere sempre più strumenti come questo, che da una parte favorisca appunto la partecipazione, la conoscenza, l'amore, se vogliamo anche davvero l'attenzione per il territorio e per le comunità, ma allo stesso tempo di intraprendere anche gli step successivi, ossia magari valutare il fatto che ci possono essere anche percorsi di formazione, di tirocinio e anche, perché no, lavorativi rispetto a chi partecipa a questo tipo di iniziative. Quindi diciamo una direzione e una sensibilità che va nella, appunto, scusate il gioco di parole, direzione di stimolare la partecipazione e la crescita dei giovani, che banalmente parte da un concorso: mandami un cortometraggio, raccontami il tuo territorio, raccontami la tua regione, la tua città, i luoghi a te cari, le situazioni a te cari della regione Lombardia. Ecco, non soltanto il concorso, ma un percorso di crescita e di inclusione che possa anche coinvolgere altri ragazzi e altri coetanei, su cui credo vada fatta una riflessione molto profonda, che potrebbe anche un po' essere la conclusione. Il nostro è un paese che sta vivendo un calo demografico molto forte e che negli prossimi anni lo sentirà in maniera ancora più accentuata. Nel 2040 il 74% della popolazione avrà oltre 65 anni, un calo demografico spaventoso. Non si può ridurre la qualità della vita o alcune dinamiche al fattore delle nascite. È indubbio che se però l'Italia perderà nei prossimi anni, nei prossimi 20-30 anni, il 17% della popolazione, il tema della natalità si sente forte. Ci possono essere diverse chiavi di lettura, culturali, sociali, economiche. In ultima istanza però non ci sono forse oggi le condizioni, a differenza di qualche anno fa o di altri paesi, perché i giovani possano sentire o essere sicuri, fiduciosi, sereni nell'affrontare questo tipo di percorso, tante volte per anche precarietà lavorativa o per altre situazioni che condizionano anche la scelta di fare una famiglia. Ecco, diciamo, la nostra idea è che i giovani possano diventare protagonisti, raccogliere, maturare e avere quelle sicurezze lavorative, sociali, di formazione, di altro tipo, di diritti, perché no? Perché questo trend si possa assolutamente invertire, e pensiamo che in modo particolare i soggetti, oltre che le istituzioni, al fianco delle istituzioni, che debbano ingaggiare questo tipo di percorso, debbano essere proprio i giovani. Faccio un esempio: se una realtà di volontariato del terzo settore, un ente di formazione, deve destinare, non voglio immaginare, diciamo, uno spartiacque, però ritengo che rispetto a questi temi, se l'ingaggio ai giovani viene dato dagli stessi giovani, ci sia un doppio risultato. Il giovane che è protagonista e che è motivato e che ha un percorso di realizzazione e di crescita attraverso l'azione che fa, e il beneficiario, sempre un giovane che riceve un aiuto, uno stimolo, un contributo, un sostegno, un'idea per realizzare qualche cosa. Ecco, penso che se riusciamo a realizzare questa dimensione, motiviamo e stimoliamo i giovani sia nella domanda che nell'offerta, sia in entrata che in uscita, e il risultato sia assolutamente doppio e possa
almeno in parte invertire appunto il calo demografico, quelle situazioni che oggi in alcune zone della regione quantomeno si avvertono in maniera molto forte. I giovani devono essere protagonisti, noi cerchiamo di stimolare a 360 gradi. E anche a Bergamo abbiamo evidenza di tanti progetti straordinari che i giovani hanno realizzato e sostenuto anche grazie al contributo di Gio Lombardia. Cerchiamo di promuovere anche l'emulazione e la copia, perché no, di questi progetti in altre zone del territorio, perché si possano replicare in modo virtuoso e beneficio dei giovani anche di zone dove magari al momento questo tipo di iniziative non ci sono.